amici, oggi voglio affrontare un titolo per la nuova generazione. È un titolo che è uscito l'anno scorso, non è molto tempo fa, ma qualche mese fa. E vi voglio dire una cosa, io che sono un grande appassionato di motori, vi voglio parlare di un evento sportivo che mi piace ancora, la Formula 1. Amici, se non lo sapete, vi avevo già fatto vedere i titoli di Formula 1 che sono usciti per PlayStation, realizzati dalla Bizer, por dalla Visual Science. Poi, se non lo sapete, la serie ha subito un notevole calo di qualità durante l'era PlayStation 2, ma dal 2010, quando ci fu la Codemaster, che ha ripreso in mano la serie, l'ha rilanciata in grande stile. E oggi vedremo l'episodio rilasciato nel 2012, dedicato appunto alla Formula 1 del 2012. Se dovremmo partire dalla storia, non c'è, in pratica è un titolo corsistico, ma vediamo invece da vicino il titolo in sé e vediamo prima il lato visivo. Graficamente com'è? Beh, visto che vediamo la versione rilasciata per computer, questo è il risultato. Grafica praticamente perfetta. Ambientazioni tutte fedelmente riprodotte, sembrano proprio quelle vere e proprie che abbiamo visto tutte le volte in televisioni. Poi anche gli effetti di luce e ombra, gli effetti atmosferici sono perfetti, come se fossero veri. Stessa cosa anche i veicoli, sono tutte le vere monoposto di Formula 1 del campionato 2012, perfette nel design, uguali identiche alle loro controparti reali, con i loro problemi, i loro effetti di luce e ombra praticamente perfetti. Insomma, una grafica che ancora oggi lascia bocca aperta. Invece, per quanto riguarda la parte audio, abbiamo tutti gli effetti sonori che potremo sentire in un vero e proprio campionato di Formula 1. Abbiamo ambientazioni che non c'hanno rumore, perché del resto sono coperti dai rombi di motore delle nostre monoposto, che a dir la verità sono quelli veri delle monoposto vere. Infatti, Codemaster si è dato molto da fare per catturare i veri rumori delle monoposto. Musiche di sottofondo non è che ci sono durante l'azione di gioco, ci sono soprattutto durante i menu, perché durante l'azione di gioco sentire la musica è veramente fastidioso. Poi abbiamo il commentatore, che in lingua italiana se la cava molto bene. Io invece l'ho messo in lingua inglese perché mi piace più ascoltarlo in lingua inglese. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, questo è il vero pezzo forte. F1 2012, cos'è? È un titolo corsistico simulativo. Il nostro scopo è quello di scegliere uno tra le scuderie che ci sono proposte a inizio partita, cioè sono una dozzina di squadre per 24 piloti, in pratica tutti quelli che abbiamo conosciuto nel campionato di Formula 1 2012, e cercare di gareggiare per tutti i 20 circuiti messi in tutto il mondo, tra cui sono stati messi anche il circuito degli Stati Uniti, il nuovo circuito di Hockenheim, che sarebbe il Gran Premio di Germania, e il nuovo circuito di Bahrain fatto sul circuito di Manama. Ci sono da una parte circuiti storici e da una parte circuiti nuovi, che possono piacere o non piacere. Ma quali sono le caratteristiche nuove che ha introdotto? Beh, per prima cosa, che il gioco è una simulazione perfetta. In pratica c'ha due modalità. C'ha la modalità campionato, che ha una modalità proprio simulativa vera e propria. C'è anche una classica modalità arcade per chi vuole guidare queste macchine un po' in vecchio stile, che è nostalgico soprattutto dei giochi corsistici arcade.
Qua hanno introdotto anche la novità modalità chiamata test per giovani piloti, che si trova ad Abu Dhabi e serve soprattutto per fare test dei nuovi monoposto sui circuiti, e soprattutto ci serve per farci introdurre la modalità carriera. C'è la modalità sfida campione, che ci permetterà di correre in 7 gare importanti di tutto il mondo contro i più grandi campioni del mondo. Poi non si può fare un campionato intero con un pilota reale, ma si deve creare proprio un alter ego. Poi i danni sono molto reali, anche a dire la verità, rispetto a quelli dei precedenti episodi. Poi durante le gare possono avvenire anche addirittura molti incidenti, soprattutto se giocate la modalità professionistico leggenda. Insomma, scegliete voi la difficoltà a seconda di come vi torna. Sicuramente questo gioco non vi annoierà mai se cercate una simulazione perfetta della Formula 1. Io che l'ho provato su un computer, dovete tenere presente che ci vuole un computer di notevole potenza. Windows Vista Windows 7, Windows XP non lo supporta, processore CPU Intel Core Duo da 2.4 GHz, poi una RAM da 2 GB o superiore, una scheda grafica AMD HD 2600 o un equivalente, poi una DirectX 11 e un 15 GB di spazio libero sul disco. Ma per essere installato ha bisogno di una connessione internet attiva. Però se volete potete anche provare a recuperarlo per PlayStation 3 e Xbox 360, che sono tutte e tre delle ottime versioni. Beh, vi aspetto al prossimo video, amici. Ciao! Gap to the car behind. We need to keep it clean so he doesn't get a chance to overtake.